Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi ci troviamo in una delle città più affascinanti e vibranti del sud-est asiatico, Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. In questo video vi porterò a scoprire tutto ciò che rende questa città così speciale, dalle sue iconiche Petronas Towers ai mercati colorati, alla deliziosa cucina locale. C'è davvero tanto da vedere e da fare qui. Ma prima di iniziare, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi video. E se vi piace questo video, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Pronti per esplorare Kuala Lumpur insieme a me? Allora, partiamo! Le Petronas Twin Towers, situate nel cuore di Kuala Lumpur, sono le torri gemelle più alte del mondo, con un'altezza di 452 metri e 88 piani ciascuna. Progettate dall'architetto argentino César Pelli, le torri sono un simbolo iconico della modernità e dell'innovazione della Malesia, caratterizzate da una splendida facciata in vetro e acciaio. Il ponte Skybridge al 41esimo e 42esimo piano, che collega le due torri, offre ai visitatori una vista panoramica mozzafiato della città e rappresenta una delle principali attrazioni turistiche di Kuala Lumpur. La Menara KL Tower, alta 421 metri, è una delle torri delle telecomunicazioni più alte del mondo e offre una vista panoramica spettacolare di Kuala Lumpur dal suo osservatorio. Inaugurata nel 1996, la torre è non solo una meraviglia ingegneristica, ma anche un centro di attrazione turistica, ospitando un ristorante girevole, un teatro e numerose attività culturali ed educative. Situata in un'area di riserva forestale, la Menara KL Tower è circondata da un lussureggiante parco naturale, offrendo ai visitatori un'esperienza unica che combina tecnologia e natura. Bukit Bintang è il vivace quartiere dello shopping e dell'intrattenimento di Kuala Lumpur, famoso per i suoi numerosi centri commerciali, boutique di lusso, ristoranti e caffè alla moda. Durante la notte, Bukit Bintang si trasforma in uno dei punti focali della vita notturna della città, con una vasta gamma di bar, club e locali che offrono musica dal vivo e spettacoli. Oltre allo shopping e all'intrattenimento, Bukit Bintang è anche rinomato per le sue esperienze culinarie, con una varietà di cucine internazionali e locali disponibili lungo le sue strade, inclusa la famosa Jalan Alor, conosciuta per il suo cibo di strada. Chinatown, situata lungo Petaling Street, è un vibrante e affollato quartiere noto per il suo mercato notturno, dove i visitatori possono trovare una vasta gamma di articoli, dai souvenir ai prodotti locali e all'abbigliamento a prezzi convenienti. L'area è anche famosa per la sua cucina di strada, offrendo una varietà di piatti tradizionali cinesi e locali, come l'assam laksa, l'okien mi e l'anatra arrosto, rendendola un paradiso per jilai amanti del cibo. Oltre allo shopping e al cibo, Chinatown ospita numerosi templi e santuari storici, come il Tempio di Sri Maha Mariamman e il Tempio di Guan Di, che offrono uno sguardo sulla ricca eredità culturale della comunità cinese di Kuala Lumpur. Il Te Anau Temple, situato su una collina con vista su Kuala Lumpur, è uno dei più grandi e antichi templi cinesi del sud-est asiatico, dedicato alla dea del mare, Mazu, nota anche come Tian Ho. Questo splendido tempio combina architettura tradizionale cinese con elementi moderni, offrendo sei livelli di santuari, giardini e spazi per cerimonie, che lo rendono un luogo popolare sia per i devoti religiosi che per i turisti. Oltre alle funzioni religiose, il Tian Hao Temple è un importante centro culturale, ospitando numerose celebrazioni e festival cinesi, come il Capodanno cinese e il Festival delle Lanterne, attirando visitatori da tutto il mondo. Jalan Alor è una delle strade più famose di Kuala Lumpur per il cibo di strada, conosciuta per la sua vivace atmosfera e la vasta gamma di piatti locali e internazionali disponibili dalle numerose bancarelle e ristoranti all'aperto. Durante la sera, la strada si anima con luci colorate e l'aroma invitante di cibi deliziosi, attirando sia i locali che i turisti in cerca di una genuina esperienza culinaria malese, con specialità come satay, noodle fritti e frutti di mare freschi. Oltre alla cucina,
Jalan Alor offre uno spaccato della cultura locale, con artisti di strada, musicisti e una varietà di negozi che vendono prodotti tipici, rendendola una tappa imperdibile per chi visita Kuala Lumpur. I Lake Gardens, conosciuti ufficialmente come Perdana Botanical Gardens, sono un vasto parco urbano situato nel centro di Kuala Lumpur, offrendo un'oasi di tranquillità e verde in mezzo al trambusto della città. Fondati nel 1888, i giardini botanici coprono quasi 92 ettari e ospitano una varietà di attrazioni naturali, tra cui un parco delle orchidee, un parco degli uccelli, un parco delle farfalle e il Deer Park, rendendoli un luogo ideale per gli amanti della natura. Oltre alla flora e fauna, i Perdana Botanical Gardens offrono anche ampi spazi per attività ricreative, come piste ciclabili, sentieri per jogging, aree picnic e laghi dove è possibile fare gite in barca, offrendo un'esperienza completa per famiglie e visitatori di tutte le età. Merdeka Square, conosciuta anche come Dataran Merdeka, è una piazza storica nel centro di Kuala Lumpur, famosa per essere il luogo dove la Malesia ha dichiarato la sua indipendenza dal dominio britannico il 31 agosto 1957. La piazza è circondata da edifici storici e architettonicamente significativi, tra cui il Sultan Abdul Samad Building, la Royal Selangor Club e la Cattedrale di San Giovanni, rendendola un punto focale della storia e cultura della città. Merdeka Square è anche nota per la sua asta della bandiera alta 95 metri, una delle più alte del mondo, e per ospitare eventi nazionali importanti, parate e celebrazioni, attirando sia i locali che i turisti. L'Islamic Arts Museum Malaysia, situato vicino ai Lake Gardens, è il più grande museo del sud-est asiatico dedicato all'arte islamica, ospitando oltre 7.000 manufatti provenienti da tutto il mondo islamico. Inaugurato nel 1998, il museo è rinomato per la sua architettura mozzafiato, caratterizzata da una grande cupola centrale decorata con intricate piastrelle islamiche e da gallerie luminose che presentano una vasta collezione di opere d'arte, ceramiche, tessuti, gioielli e manoscritti. Oltre alle esposizioni permanenti, l'Islamic Arts Museum Malaysia organizza mostre temporanee, programmi educativi e workshop, rendendolo un importante centro culturale e un punto di riferimento per la comprensione e l'apprezzamento dell'arte e della cultura islamica. Aquaria KLCC è un moderno acquario situato nel centro commerciale Surya KLCC, ai piedi delle iconiche Petronas Twin Towers, che ospita oltre 5.000 creature marine e acquatiche da tutto il mondo. Inaugurato nel 2005, l'acquario offre un'esperienza immersiva attraverso il suo tunnel trasparente lungo 90 metri, dove i visitatori possono camminare circondati da squali, razze e altre affascinanti specie marine. Oltre alle esposizioni di vita marina, Aquaria KLCC offre numerose attività interattive ed educative, tra cui spettacoli di alimentazione, touch tanks per un'esperienza tattile e programmi didattici che promuovono la conservazione degli oceani e delle specie acquatiche. La foresta ecologica KL, conosciuta anche come Bukit Nanas Forest Reserve, è un'oasi verde nel cuore di Kuala Lumpur, offrendo un rifugio tranquillo dalla frenesia della città con i suoi sentieri immersi nella natura. Questa riserva forestale, una delle più antiche della Malesia, ospita una ricca biodiversità, includendo varie specie di flora e fauna locali, e offre percorsi escursionistici, passerelle sopraelevate e tour guidati per esplorare la bellezza della giungla urbana. La foresta ecologica KL è anche famosa per la sua vicinanza alla Menara KL Tower, permettendo ai visitatori di combinare un'esperienza di natura con una vista panoramica della città dalla cima della torre. La moschea di Putra, situata a Putrajaya, è uno degli edifici religiosi più iconici della Malesia, riconoscibile per la sua grande cupola rosa e il minareto alto 116 metri, che si riflette magnificamente nelle acque del lago adiacente. Inaugurata nel 1999, la moschea combina elementi di design tradizionale islamico con influenze locali, offrendo un interno spazioso e arioso capace di ospitare fino a 15.000 fedeli. Oltre a essere un luogo di preghiera,
la moschea di Putra è anche un'importante attrazione turistica, accogliendo visitatori di tutte le fedi per ammirare la sua splendida architettura e partecipare a tour educativi che spiegano la cultura e la religione islamica. L'Astaca Marocco, situato all'interno del giardino botanico di Putra Jaya, è un magnifico padiglione ispirato all'architettura marocchina, rappresentando un simbolo di amicizia tra la Malesia e il Marocco. Inaugurato nel 2010, il padiglione è adornato con intricati mosaici, eleganti archi e dettagliate sculture in legno, offrendo ai visitatori un autentico assaggio della cultura e dell'arte marocchina. Oltre alla sua bellezza architettonica, la Staca Marocco serve anche come luogo di eventi culturali e cerimonie, attirando turisti e fotografi che desiderano catturare la splendida fusione di stili islamici e nordafricani. La Sultan Salahuddin Abdul Aziz Mosque, conosciuta anche come la Moschea Blu, è la più grande moschea della Malesia e una delle più grandi del sud-est asiatico, situata a Shah Alam, la capitale dello stato di Selangor. Anche se la posizione è un po' difficile da raggiungere dal centro della città, il design maestoso e l'essenza del complesso renderanno sicuramente il viaggio degno di nota. La moschea è famosa per la sua imponente cupola blu e argento, che è una delle più grandi del mondo, e i suoi quattro minareti alti 142 metri, che sono tra i più alti mai costruiti. L'architettura della moschea combina elementi tradizionali islamici con influenze moderne, creando un luogo di culto che è tanto bello quanto spiritualmente significativo. Oltre a servire come luogo di preghiera, la Sultan Salahuddin Abdul Aziz Mosque è anche un importante centro educativo e culturale, ospitando numerosi eventi, conferenze e attività comunitarie. Le Batu Caves, situate a circa 13 km a nord di Kuala Lumpur, sono un complesso di grotte calcaree che ospitano uno dei templi indù più popolari fuori dall'India, dedicato al dio Murugan. La scalinata colorata di 272 gradini che conduce all'ingresso principale delle grotte è sorvegliata da una maestosa statua dorata di Lord Murugan, alta quasi 43 metri, che è una delle statue più alte di questo dio al mondo. Le grotte, formatesi circa 400 milioni di anni fa, sono anche un'importante attrazione turistica e naturale, con stalattiti e stalagmiti spettacolari e numerose specie di flora e fauna che popolano l'area circostante. Fai una gita di un giorno alle Genting Highlands per un'esperienza unica durante la tua visita a Kuala Lumpur. Situata a soli 45 minuti dalla città, puoi raggiungere la vetta di questa ex stazione collinare con una funivia panoramica. La Wana Skyway, la funivia più veloce e lunga del sud-est asiatico, ti regalerà un viaggio mozzafiato. Una volta arrivato, le Genting Highlands offrono un'ampia gamma di attività, tra cui casinò, hotel di lusso e parchi a tema con giostre emozionanti. Per gli amanti della natura, la zona circostante è ideale per escursioni e immersioni nella bellezza naturale della campagna. Ed eccoci giunti alla fine del nostro incredibile viaggio attraverso Kuala Lumpur. Spero che abbiate apprezzato questa esplorazione delle meraviglie di questa città. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. E condividete i vostri posti preferiti di Kuala Lumpur nei commenti qui sotto. Mi piacerebbe sentire le vostre storie ed esperienze. Grazie per aver viaggiato con me oggi. Alla prossima avventura, ciao!